Ma il confronto è intanto divertente e produttivo, perché dal confronto poi arrivano le sintesi che spesso rappresentano la posizione più equilibrata, banalmente più giusta. Dopodiché è chiaro che partiamo stavolta da punti di vista molto diversi, però insomma, voglio dire, ognuno è giustamente geloso del proprio, però bisogna anche essere rispettosi ovviamente del pensiero altrui. Io penso che questo sia un bel modo per essere europei, l'accettazione naturalmente dei pensieri degli altri, ma anche la capacità poi di rappresentare il proprio con la giusta dignità. La sostenibilità deve essere declinata nella maniera corretta, e non sempre ciò è avvenuto nel corso degli ultimi 5 anni, perché la sostenibilità ambientale è diventata talvolta l'altare su cui si è sacrificata la sostenibilità produttiva, economica, sociale, quando invece servirebbe un maggiore equilibrio. Questo equilibrio è mancato e noi ci riproponiamo di portarlo nella prossima stagione europea, perché noi pensiamo che gli esseri umani abbiano bisogno della natura come la natura abbia bisogno degli esseri umani, e quindi creare questa contrapposizione come è stato fatto in questi ultimi 5 anni è sbagliato e fa male a entrambi.